Poracci, bentornati o benvenuti sul mio canale. Oggi piccolo video per fare il punto della situazione su tre importanti aggiornamenti da parte di Nintendo che riguardano ovviamente la 3D Mario Collection, il Nintendo Direct e la Switch Pro. Tranquilli, sto scherzando. Ormai sapete come la penso e di questi argomenti ne abbiamo già parlato abbastanza ed è inutile continuare a fantasticare su rumor e indiscrezioni finché non ci saranno degli sviluppi concreti su queste situazioni. Oggi quindi tratteremo tre brevi notizie che dovrebbero interessare a tutti gli utenti Switch e in più devo darvi anche un bel aggiornamento su un evento che si terrà stasera. Preparatevi poi perché domani uscirà un video secondo me super interessante e sono stracurioso di sapere cosa ne pensate. Poracci, insomma, è ripartito settembre e sto lavorando per voi a più non posso. Se apprezzate lo sforzo, mi raccomando, fatemelo sapere con un commento e un like. E se siete nuovi da queste parti, mi raccomando, ricordatevi di iscrivervi al canale attivando la campanella delle notifiche. Iniziamo! La prima notizia riguarda Animal Crossing New Horizons. Il Life Sim ha infatti da poco ricevuto l'aggiornamento di settembre, che introduce la stagione autunnale all'interno delle isole situate nell'emisfero nord. Questo ovviamente comporta numerosi cambiamenti, tra cui un netto cambio della palette cromatica e della vegetazione. Col cambio di stagione arriveranno ovviamente diversi tipi di insetti e pesci e sugli alberi faranno la comparsa ghiande e pigne. E queste potranno essere riutilizzate sul tavolo da lavoro come materiali per creare oggetti stagionali. Certo, non si tratta di una major update che introduce nuove feature come accaduto nei mesi scorsi con l'implementazione dei sogni e del nuoto, ma è molto tranquillizzante vedere il supporto attivo di Nintendo nei confronti di Animal Crossing, a conti fatti il titolo più importante di questo 2020 su Switch. La buona riuscita di un'operazione del genere risiede anche nella capacità di tenere alto l'interesse della community nel corso dei mesi, e direi che per una volta, a differenza di Splatoon 2 e Super Mario Maker 2 abbandonati a morte prematura, l'azienda di Kyoto si sta muovendo in modo virtuoso. E a proposito, poracci, per celebrare la stagione autunnale e l'aggiornamento di Animal Crossing, questa sera a partire dalle 21:30 sul sito Viola terrò con l'aiuto del buon Barbananni una gara dove i villager si sfideranno per decidere chi tra i poracci ha l'isola più bella di tutte. Vi consiglio di passare perché ci sarà parecchio da divertirsi e vi lascio in descrizione tutti i link necessari per unirvi alla live. Vi aspetto! Passiamo ora a due aggiornamenti riguardanti l'eShop che a primo sguardo vi sembreranno delle sciocchezze, ma credetemi, per me sono delle funzionalità vitali ed è assurdo che Nintendo le abbia aggiunte solo adesso. La prima è che finalmente, allineandosi alle politiche di molti altri store digitali, sarà possibile annullare i pre-order, non obbligandoci a finalizzare l'acquisto a tutti i costi. Ci sono ovviamente delle restrizioni e la prenotazione può essere cancellata solo fino a 7 giorni prima dell'uscita del gioco, periodo dopo il quale sarà effettuato il pagamento preventivo non rimborsabile. Io trovo abbastanza inutile la pratica di preordinare un gioco in digitale, ma capisco che a volte possono essere offerti bonus interessanti o magari la voglia di potersi immergere in un titolo a partire dalla mezzanotte del day one è così forte da non riuscire ad aspettare. E se non altro, questo mi sembra un bel passo in avanti da parte di Nintendo verso le esigenze del consumatore, perché, diciamocelo, utilizzare l'eShop è un'esperienza tutt'altro che user-friendly. E per finire, un'altra operazione all'insegna della trasparenza all'interno dell'eShop. Finalmente è possibile vedere il tempo rimanente allo scadere di ogni singola offerta sui giochi in promozione. Questa è una vera manna dal cielo, perché non solo non c'è più bisogno di farsi prendere dall'ansia compulsiva di acquistare immediatamente appena vediamo un price drop, ma non dobbiamo più neanche mangiarci le mani per aver temporeggiato troppo. Più volte infatti mi è capitato di essere indeciso se approfittare degli sconti o meno, e una volta preso il coraggio di effettuare l'acquisto, niente da fare, le offerte erano ormai finite. Ora, grazie a questa informazione aggiuntiva, sarà molto più semplice gestire i propri acquisti e pianificare le spese. E per quanto sia una novità apprezzata, anche qui c'è da chiedersi come sia possibile che feature fondamentali come queste siano arrivate dopo più di 3 anni dal lancio della console. Ma come si dice, meglio tardi che mai, no? E questo, poracci, era tutto per oggi. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questi piccoli passi in avanti da parte di Nintendo e vi ricordo che ci vediamo stasera alle 21:30 sul sito Viola per esplorare le più belle isole di Animal Crossing. Ora lasciate un like, tenete sempre un occhio aperto per i community post e se siete nuovi mi raccomando ricordatevi di iscrivervi al canale attivando la campanella delle notifiche per essere sicuri di non perdervi i miei prossimi video. Io sono il Poro Michele, aggiornatissimo
Ciao.